La CNA a Pistoia compie 60 anni, un traguardo che sarà celebrato sabato nella sala maggiore di Palazzo di Giano, quando a partire dalle 10 si svolgerà un convegno intitolato 60 anni a fianco delle imprese pistoiesi, la CNA di Pistoia tra passato e futuro. In un'anteprima alla stampa, intanto per l'Associazione degli Artigiani esce con Giorgio Tesi, editrice, il libro Insieme per Crescere, curato da Fabio Fondatori, con la collaborazione degli storici Andrea Ottanelli e Alberto Cipriani, una pubblicazione sostenuta dalla Banca di Credito Cooperativo di Vignole della Montagna Pistoiese, dalla Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme e Bientina. Un libro per raccontare la storia delle CNA degli ultimi 15 anni, ripercorrendo quello che è la continuità del cinquantesimo della che la CNA ha fatto precedentemente, un libro che vuole in qualche modo far conoscere alla città e alle imprese quello che in questi anni la CNA ha fatto, un libro che dice che esplicitamente che insieme dobbiamo percorrere ancora in futuro opportunità per crescere, per valorizzare il sistema delle piccole imprese e costruire quelle che sono le opportunità per essere competitive, e noi vogliamo essere a fianco delle imprese. Tra la CNA e la nostra banca, ormai è una collaborazione storica, siamo presenti su tutti i loro eventi e soprattutto c'è una collaborazione nel lavoro che è molto importante per le aziende, perché permette di accorciare i tempi di risposta e permette di risolvere problemi che altrimenti necessiterebbero di tempi lunghi e con probabilità di insuccesso piuttosto accentuate in qualche caso. Siamo pressappoco tutti e due vicini ai 60 anni, loro li hanno appena compiuti, noi li compieremo fra 2 anni, perciò di fatto è una storia in comune che ha segnato un po' la vita di tutte e due le strutture. E credo che sia importante anche vedere quello che la copertina dice, sembra proprio fatto apposta, cioè insieme per crescere. Questo è stato il messaggio che da sempre la banca e l'associazione di categoria hanno voluto portare avanti a sostegno dell'economia locale, a sostegno di un progetto di crescita e di sostegno di tutte quelle attività che necessariamente per le dimensioni, per le difficoltà legate anche a essere riconosciute rispetto ai grandi istituti, hanno sempre voluto portare avanti.